risposta del Governo per non più di 3 minuti e la replica dell'interrogante per non più di 2. Nel salutare la sottosegretaria Rossella Cotto, segnalo infine che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020. Il collega Invidia ha chiesto di poter fare la sua interrogazione per primo, per cui io chiederei al collega di illustrare. Grazie. La 5008033, Davide Aiello, prego. Grazie. Sì, appunto, come appena detto, intervengo per il collega primo firmatario Davide Aiello. Quindi, brevemente, l'azienda Covisan SPA si è impegnata ad assumere complessivamente ex novo 543 lavoratori, attualmente alle dipendenze di Almaviva Contact Center, coerentemente con quanto previsto dalla clausola sociale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro delle telecomunicazioni. Tuttavia, si apprende che in data 20 aprile 2022 ITA Airways, società a totale partecipazione pubblica, non si è presentata al tavolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per discutere delle prospettive occupazionali, mettendo di fatto in discussione l'accordo e a rischio l'assorbimento dei lavoratori dell'ex call center Almaviva. Quindi, conseguentemente, chiediamo al Ministero quali urgenti iniziative di competenza intende adottare il Governo al fine di garantire il rispetto dell'accordo siglato in sede istituzionale il 21 ottobre 2021 in rispetto della clausola sociale e la salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i 543 lavoratori dell'ex call center Almaviva di Alitalia, in gran parte in servizio a Palermo. Grazie. Grazie collega Invidia. Prego, sottosegretario. Grazie. Il quesito posto dagli onorevoli interroganti riguarda le iniziative di competenza nei confronti della compagnia aerea Iteruers per salvaguardare i livelli occupazionali del personale già adibito ai servizi di call center di Alitalia. La società Covisan è stata selezionata quale fornitore del servizio di gestione dell'assistenza clienti ITA. Il 21 ottobre Almaviva e Covisan hanno sottoscritto un accordo presso il Ministero del Lavoro, obbligandosi a ottemperare la clausola sociale prevista nel contratto collettivo del settore telecomunicazioni, al fine di consentire a Covisan l'assunzione di 543 dipendenti di Almaviva, che avrebbero operato su diverse commesse, tra cui quella di ITA. A riguardo, il Ministero del Lavoro si è sempre reso disponibile a collaborare con ITA per gestire con l'impresa i passaggi più difficili di questi mesi. È stato così convocato un tavolo dal Ministro Orlando con le parti sociali volto ad avviare un confronto finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni occupazionali per i lavoratori interessati. Pertanto, non posso che ribadire la disponibilità manifestata da questo Ministero nel favorire la ricerca di una soluzione tra le parti al fine di poter garantire la continuità occupazionale di tutto il personale attualmente impiegato nel servizio di contact center di ITA Airways. Purtroppo l'assenza dei vertici di ITA Airways al tavolo ministeriale ha impedito l'avvio di qualunque forma di confronto, come peraltro evidenziato dallo stesso Ministro nelle dichiarazioni rilasciate nei momenti immediatamente successivi all'incontro presso la sede di Via Flavia. Nel sottolineare l'importanza in ragione delle ricadute sociali della questione che tutti i soggetti coinvolti partecipano a tale confronto, attesa la crescente attenzione che si è determinata sulla vicenda, si confida nel fatto che i responsabili di ITA Airways possano offrire maggiori disponibilità per l'individuazione di una soluzione condivisa. Assicuro comunque che il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze continuano a promuovere e ricercare costantemente un'interlocuzione con ITA, al fine quantomeno di proseguire nel confronto e nelle trattative per la tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti. Grazie. Prego, onorevole Invidia. Grazie. Brevemente, possiamo sostanzialmente dire, come è chiaro, che siamo fondamentalmente tutti dalla stessa parte, che stiamo tutti spingendo nella stessa direzione, cioè quella di poter avere quanto prima un confronto, anche perché, come ricordato appunto nello stesso intervento, la situazione è complessa, c'è la necessità di trovare celermente una soluzione, anche perché parliamo di 500 e passa lavoratori e comunque di un territorio già particolarmente colpito, complesso, che è appunto quello della regione Sicilia, e noi esattamente come il Ministero continueremo a spingere con il collega Aiello affinché possa esserci una buona interlocuzione, possa iniziare questo tipo di interlocuzione e assorbimento. Grazie. Grazie onorevole Invidia. Passiamo adesso all'interrogazione 508-029 Costanzo. Invito il collega Villarosa a illustrare.
Grazie Presidente, Sottosegretario. Niente, questa interrogazione viene fuori da, diciamo, è da tanto tempo che ci occupiamo di rispetto del diritto del lavoro, di contratti irregolari. Purtroppo in Sicilia siamo arrivati alla situazione nella quale addirittura un gruppo di lavoratori nelle isole Eolie hanno deciso di attaccare dei manifesti in tutte le isole Eolie con delle scritte che vorrei leggervi. In questi manifesti si legge: per la stagione estiva 800 euro al mese, 10 ore al giorno, notti FR, contratto irregolare o stipendio a nero, giorno libero, risata. Gli interessati sono invitati a confrontarsi. I lavoratori in Sicilia, spesso si parla di reddito di cittadinanza, di lavoratori fannulloni, sarà una minima parte, la maggior parte dei lavoratori purtroppo, soprattutto stagionali o simili, purtroppo poi si confronta con contratti che non rappresentano la reale poi situazione lavorativa del dipendente, a volte a nero, e andando ad analizzare per bene quali potessero essere le cause, oltre la scarsa sensibilità di alcuni datori di lavoro, non di tutti, attenzione, molti datori di lavoro si comportano assolutamente bene, e ci siamo resi conto che c'è una mancanza importantissima di ispettori del lavoro. E ho segnalato un po' di informazioni, protocolli che avevo visto che erano stati messi in piedi, e chiedevo informazioni sul perché ci troviamo in una situazione del genere. Quindi spero di avere una risposta importante. Grazie onorevole Villarosa, prego sottosegretaria. Grazie. Gli onorevoli interroganti richiamano il tema del rafforzamento dell'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si tratta di un'esigenza fortemente sentita dal Governo in relazione alla strategicità del ruolo dell'Agenzia e della complessità delle funzioni svolte, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza del lavoro. Al fine di potenziare la vigilanza e la prevenzione sui luoghi di lavoro, il Governo è intervenuto con una riforma complessiva dell'INL, prevedendone il rafforzamento in organico a fronte dell'estensione delle sue funzioni ispettive. Dal 1 aprile scorso abbiamo avuto 300 nuove assunzioni. A queste seguiranno nelle prossime settimane le assunzioni di 900 ispettori ordinari, di altri 131 funzionari, ed attendiamo a breve la fissazione della data di concorso per altri 1.249 dipendenti. Per quanto riguarda più specificatamente la lamentata carenza di organico degli ispettori del lavoro in Sicilia, devo in via preliminare sottolineare che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non ha funzioni di coordinamento degli ispettorati del lavoro operanti sul territorio della Regione Sicilia, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale riservate alla Regione Sicilia nell'ambito del coordinamento della vigilanza sul lavoro, così come previsto dall'articolo 1 del DPR 1138 del 25 giugno 1952 e dell'articolo 7,4 del Decreto Legislativo 149 del 14 settembre 2015. Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa del 13 ottobre 2016 tra l'INL e la Regione Sicilia. In riferimento all'articolo 7,4 del Decreto Legislativo 149/2015, il 3 maggio 2018 è stata sottoscritta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia la modifica al citato protocollo d'intesa relativo al coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione Sicilia. In particolare, l'articolo 10 del citato protocollo del 2016 prevedeva che la Regione Sicilia si impegna, in forza all'articolo 12 della legge regionale numero 8 del 12 maggio 2016, a rendere operativa la presente convenzione con uno o più decreti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avuto riguardo anche alle strutture e al personale. Tale operatività interessa nello specifico anche l'articolo 8 della Convenzione del 2016, relativo al rendiconto dell'attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo della Regione Sicilia. I citati decreti attuativi non risultano però adottati dalla Regione, che espressamente interpellata sul tema ha reso noto che è in atto la predisposizione delle modifiche di aggiornamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza, tenuto conto delle recenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Regione ha altresì riferito che sta attuando una piattaforma informatica per la raccolta dei dati che sostituisca gli attuali sistemi obsoleti e non interoperativi. Per quanto riguarda il personale, la Regione Sicilia ha comunicato che è stato attivato un programma di aggiornamento e formazione sia per gli ispettori civili sia per quelli militari e ha confermato le gravi carenze d'organico degli ispettori del lavoro nel territorio siciliano.
Per quanto riguarda l'attività svolta dall'Ispettorato territoriale del lavoro della Sicilia negli ultimi anni, la Regione, non disponendo di una piattaforma informatica che contenga i dati di tutti gli ITL, si è riservata di effettuare in seguito la ricognizione e consegnare successivamente i risultati. Alla luce delle problematiche evidenziate, segnalo che l'INL ha riproposto recentemente alla Regione Sicilia una convenzione che possa agevolare una più incisiva collaborazione in materia ispettiva. Onorevole Villarosa, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario, sono pienamente soddisfatto della risposta, ma sono psicologicamente a terra. Cioè, io non riesco veramente a capire, noi abbiamo fatto con la Regione Siciliana un protocollo nel 2016 e la Regione Siciliana non ha fatto nulla, non ha neanche inviato i dati, non ha un sistema informatico. Cioè, la Regione Siciliana è veramente... Si dovrebbero dimettere tutti solo per questa cosa. Cioè, in Sicilia uno dei problemi più grossi è il lavoro. Il lavoro che non c'è è il lavoro che viene pagato male. E molti siciliani scappano via dalla nostra regione per avere un contratto regolare. Non tanto per avere un contratto regolare. Sono disposti a lavorare anche 12 ore al giorno per 500 euro al mese. Quindi il problema non è dei lavoratori arrivati a questo punto. Il problema è della Regione Siciliana. Perché se la deterrenza viene messa in atto con gli ispettori del lavoro, probabilmente un senso ha. Un funzionamento, una logica c'è. Se tu dal 2016, quindi vengo dal 2016 abbiamo fatto un protocollo e la Regione non ha mai fatto i decreti attuativi, non hanno un sistema informatico, hanno comunicato, giusto Sottosegretario se non sbaglio, hanno comunicato che confermano di avere dei problemi di carenze di personale, quindi lo sanno e non si sono mossi. Mi fa molto piacere, manderò anche una comunicazione alla Regione Siciliana. Oltre che da parlamentare da siciliano, ringrazio il sottosegretario per la risposta, ma sono estremamente amareggiato, veramente amareggiato. Grazie onorevole Villarosa. Passiamo adesso all'interrogazione 508030. Invito il collega Rizzetto a illustrarla. Sì, grazie Presidente, buongiorno sottosegretario. Il tema vede non verte esattamente su quello che ha appena accennato il collega Villarosa, ma quasi. Nel senso che ci troviamo di fronte, secondo me, ad un paradosso in cui ci sono giovani che lavorano, diceva il collega, 10-12 ore al giorno per 380 euro, 400 euro. Ci sono molti altri giovani che, sotto alcuni punti di vista, giustamente recepiscono un sussidio, ovvero il reddito di cittadinanza. Molti altri, purtroppo, molti altri, sono completamente fuori controllo, nel senso che il problema, vede Presidente, dei controlli sulla emissione e beneficio di uno strumento come il reddito di cittadinanza, oggi manca ancora completamente di strumenti di controllo. L'INPS aveva previsto di attuare entro il 31 marzo una sorta di piano di verifica rispetto ai beneficiari del reddito di cittadinanza, comunicando tra l'altro le posizioni sospette ai comuni. Questo non è ancora avvenuto perché manca la convenzione fra INPS, Ministeri di Giustizia e Lavoro, tema di cui avevamo già parlato in questa commissione già oltre un anno fa, che sembrava dovesse essere sciolto come problema. Chiudo e faccio soltanto degli esempi. A Napoli da novembre ad aprile sono state individuate oltre 1000 persone che hanno percepito indebitamente il sussidio, realizzando una frode di oltre 6,5 milioni. Pescara, una donna ad esempio di 63 anni, pluripregiudicata, ha percepito circa 20.000 euro senza averne diritto. Mancano i controlli. Dall'altra parte della barricata abbiamo ragazzi più o meno giovani, o perlomeno persone che lavorano 6, 7, 8, 10 ore al giorno e percepiscono 300, 400, 500 euro al mese. Ci chiediamo se questo tipo di problema possa essere finalmente risolto con i controlli previsti dalla legge di bilancio e quando evidentemente saranno pienamente operativi gli stessi. Grazie. Grazie onorevole Rizzetto. Prego, sottosegretaria. Grazie Presidente. Come riportato dagli onorevoli interroganti, con la legge di bilancio per l'anno 2022 il Governo ha introdotto alcune modifiche dell'Istituto che mirano a sostenere il beneficiario della ricerca e del lavoro e soprattutto ad arginare gli abusi e i comportamenti fraudolenti. Relativamente ai controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, i comuni sono responsabili dei controlli anagrafici ex post. In particolare, la legge di bilancio 2022 ha modificato il sistema dei controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, anticipandoli al momento della presentazione della domanda.
In presenza di nuove domande, l'INPS procede all'immediata reiezione di quelli carenti dei requisiti richiesti e trasmette le posizioni che necessitano di approfondimento tempestivamente ai comuni, che sono tenuti a riscontrare le richieste entro 120 giorni dalla comunicazione. Ad oggi, a seguito della trasmissione tramite piattaforma di circa 7.000 posizioni dubbie, è pervenuto riscontro per 932 casi e per le restanti il pagamento della prestazione è sospeso. Relativamente ai controlli sui requisiti economici, questi sono verificati preventivamente attraverso l'ISEE, i cui dati relativi al reddito e patrimonio immobiliare sono verificati e certificati dall'Agenzia delle Entrate, sia pure con riferimento al biennio precedente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Il richiedente ha comunque l'obbligo di segnalare le variazioni reddituali e patrimoniali verificatesi nel corso del biennio e sono stati implementati dalle direzioni competenti controlli antifrode preventivi in merito all'avvio delle attività lavorative in modo da intercettare preventivamente le situazioni a rischio non coerenti con i requisiti, così da evitare l'erogazione di somme indebite. Per quanto riguarda i controlli sull'attività lavorativa, si rammenta che il reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti in nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. Ulteriori controlli svolti riguardano il possesso di beni durevoli. È previsto un controllo ex ante in merito grazie alla convenzione con ACI, attiva dal febbraio 2020. L'assenza di condanne, i richiedenti e i componenti in nucleo non devono essere sottoposti a misura cautelare personale anche adottata a seguito di convalida dell'arresto del fermo, nonché essere stati condannati in via definitiva nei 10 anni precedenti la richiesta per determinati delitti. Lo stato detentivo, l'INPS ha richiesto al Ministero della Giustizia la definizione di un flusso procedurale per poter effettuare il controllo massivo ex ante della dichiarazione resa in merito all'assenza dello stato detentivo del richiedente e dei componenti in nucleo familiare. Infine, si consegnano alla Commissione i dati relativi agli effetti dei controlli sull'istruttore della domanda di reddito di cittadinanza, come può desumersi dai dati se si considera che i dati relativi al 2022 sono limitati al primo quadrimestre. Appare molto significativo il numero delle pratiche respinte e di quelle poste in decadenza, dimostrazione dell'efficacia della venuta implementazione dei controlli ex ante, che di fatto determinano la riduzione del numero delle prestazioni indebite. Ne deriva una corrispondente riduzione del numero delle revoche. Si tratta di dati che vanno comunque rapportati al numero complessivo dei percettori di reddito, che risultano essere al mese di marzo 2022, secondo i dati INPS, più di 2 milioni e 4. Questi risultati sono certamente da attribuire alla sinergica e fattiva collaborazione tra le amministrazioni competenti e le forze dell'ordine, allo scambio informativo supportato da una maggiore integrazione e interoperabilità delle banche dati esistenti. Sono iniziate le attività di propedeutica in materia di scambio dei dati tra il Ministero della Giustizia e INPS per la verifica del requisito di assenza di condanna con sentenza passata in giudicato da almeno 10 anni per i reati indicati nella legge come incompatibili con l'accesso al beneficio. Nelle more della stipula della convenzione tra Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e INPS, sono inoltre iniziate le attività di collaudo tecnico dei dati disponibili dal casellario giudiziale. Alla luce di queste evidenze, gli interventi di razionalizzazione sull'istituto del reddito stanno quindi producendo effetti positivi, contribuendo a rafforzare il funzionamento della misura, che si è rivelata in questi primi anni uno strumento fondamentale per il sostegno alle persone e alle famiglie in situazioni di fragilità e di bisogno, e particolarmente esposte alle conseguenze della crisi pandemica. Prego, onorevole Rizzetto. Grazie, ma guardi, sottosegretario, la ringrazio. Io ritengo che di fondamentale qui ci sia soltanto una cosa, ovvero quella di dare un lavoro alle persone che evidentemente oggi non ce l'hanno. Lo rinnovo. Ci troviamo in una situazione paradossale. Ci troviamo, ad esempio, Presidente, ed è un tema su cui io batto molto, ragazzi più o meno giovani, persone di una certa età, che ad esempio lavorano attraverso anche la pubblica amministrazione, per cui è lo Stato il loro datore di lavoro, con le gare pubbliche di appalto al massimo ribasso, perché ancora oggi si chiama massimo ribasso, nel senso che cambiando l'etimologia del termine, ovvero miglior offerta, non è che andiamo a, decapitare quell'architrave del massimo ribasso. Ci sono persone oggi che lavorano 6-8 ore al giorno, ad esempio nei servizi, quindi in pancia alla pubblica amministrazione, multiservizi ad esempio, che guadagnano 4,5 euro lordi all'ora, quindi indicativamente 3 euro e mezzo, 3,6, una cosa del genere. E lavorando 6-8 ore al giorno non riescono addirittura a percepire la cifra media che il reddito di cittadinanza invece va ad offrire a persone che fondamentalmente, purtroppo, sottolineo purtroppo, stanno a casa perché non hanno un lavoro. Quindi io ritengo che quasi
chiudendo un sillogismo, le persone oggi non hanno bisogno del reddito di cittadinanza, ma hanno bisogno di un lavoro. Il reddito di cittadinanza, Presidente, secondo me, per quello che ho visto, studiato, cercato di capire, è uno strumento che può funzionare laddove c'è una disoccupazione in uno Stato, chiamiamolo civile, attorno di circa 60-65 milioni di abitanti, quando c'è una disoccupazione fisiologica quasi attorno al 4-4,5%, tra il 4 e il 5%. Lì si prende un sussidio temporaneo per qualche mese per poi, attraverso una formazione fatta in un modo intelligente, cambiare il proprio settore lavorativo, uscire da un settore, entrare in un altro. Quando un'azienda purtroppo chiude, insomma, cercare, essendo formati, di essere riqualificati all'interno del mercato del lavoro. Qui invece stiamo parlando di un'altra cosa. Il sottosegretario mi dice, sì, è stato uno strumento di fondamentale importanza. Per come la vedo io, di fondamentale importanza è avere un lavoro che ti permetta di programmare, soprattutto nelle fasce più giovani d'età, la propria vita, di crearti una famiglia, di comprarti una casa, o perlomeno di programmare la tua vita. L'INPS, lei dice, che d'ora in poi, quindi sulle nuove domande, fa dei controlli incrociati a livello esponenziale. Bene, il problema non è questo. Il problema è, lei non mi ha detto, tra l'altro, se ancora la convenzione è stata, diciamo, perfezionata, ecco, mettiamola così, ma in seconda ed ultima battuta io ricordo che il problema non è quanto INPS oggi, dopo due anni e mezzo, voglio dire, di disastri, fa. È tutto il pregresso, perché guardi, basta capire, basta guardare quello che è successo, ad esempio, sulla famosa truffa, voglio dire, dei rumeni, cioè online, su internet, la si trova, e soltanto lì ci sono stati 21 milioni di euro di soldi sottratti per truffa al reddito di cittadinanza e quindi a questo tipo di misura. Quindi è il pregresso che è devastante, è il pregresso laddove noi non riusciamo a capire dove c'è una testa, chiudo, dove c'è una testa, dove c'è una coda rispetto a dei controlli. Farli da oggi in poi, sì, va bene, però non è esattamente quello che noi chiedevamo. Tra l'altro, e chiudo veramente, quando lei dice che è richiedente che ha l'obbligo di comunicare, è come se io andassi da un ladro e dicessi: guarda, che devi comunicarmi tu esattamente dove vuoi andare a rubare questa notte. Quindi penso che, voglio dire, ci siano poche idee ma confuse. La ringrazio. Grazie onorevole Rizzetto. Passiamo adesso all'interrogazione 508031. Invito la collega Cantone a illustrarla. Prego. Sì, molto brevemente, perché il tema è abbastanza facile di comprensione. Con l'inflazione che sta galoppando, siamo già al 6-7%, almeno questo tendenzialmente si arriva lì, e con il regolamento che prevede la perequazione delle pensioni almeno fino a 4 volte il minimo, c'è un problema che riguarda gli invalidi civili totali, i quali hanno un assegno di 290 euro al mese, ma mantenendo un tetto di 16.982 euro l'anno. Ora, per effetto della perequazione, se si applica l'1,6, l'1,7, così come è stato previsto, fino a 4 volte il minimo, momentaneamente poi scatterà anche l'ulteriore aliquota, questi invalidi rischiano, proprio per il tetto, di perdere le 290 euro al mese, magari per pochi euro. Allora bisogna trovare un meccanismo affinché la perequazione sulla loro pensione, che è dovuta, non incida sull'assegno di invalidità che loro hanno, perché se non si trova una soluzione, mettendo insieme un ragionamento fra il governo e anche l'INPS, magari dando un'interpretazione particolare al sistema di perequazione per poter salvaguardare questa minima indennità che loro hanno, molti invalidi civili rischiano di perdere questo assegno, e questo mi pare che non sia proprio il caso. Io penso che un meccanismo si possa trovare, non c'è bisogno di fare incontri con le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali territoriali, alcune, ma noi come Commissione Lavoro ce ne siamo accorti ovviamente, ci hanno segnalato questo problema, che tantissimi
invalidi civili si trovano in questa situazione, quindi dobbiamo trovare un meccanismo anche interpretativo. Io penso che non ci sia bisogno di modificare la legge, basta fare una circolare interpretativa a Tritico, che magari, se invece Tritico dice no, voglio una dichiarazione del governo, facciamola. Il punto è come salvaguardiamo l'indennità di queste persone che già si trovano a disagio per la loro invalidità totale, se poi per un minimo di aumento, poco, data l'inflazione, perdono pure quello. A me sembra veramente non una contraddizione, ma una cosa quasi ridicola, se non fosse grave, insomma. Grazie, onorevole Cantone. Prego, sottosegretario. Grazie. Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sui possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione delle pensioni di invalidità, rimanendo sostanzialmente invariato il limite di reddito entro il quale viene riconosciuto il trattamento. Come noto, l'attribuzione delle prestazioni di invalidità civile è subordinata al mancato superamento dei limiti di reddito quantificati ai fini IRPEF previsti dalla legge. Il limite reddituale costituisce quindi la condizione legittimante l'erogazione della prestazione. I redditi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del limite utile per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile sono i redditi fondiari, il reddito da capitale, i redditi da lavoro, redditi d'impresa e redditi occasionali. Le prestazioni di invalidità civile per le quali rileva l'individuazione dei limiti di reddito sono l'assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità, l'indennità di frequenza e le pensioni per ciechi e sordi. Annualmente il limite reddituale applicabile alle prestazioni sopraindicate è rivalutato secondo il parametro ISTAT e secondo le indicazioni fornite annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'INPS è tenuto al rispetto dei coefficienti di rivalutazione e del rispetto delle previsioni normative e non è titolare di alcun margine di discrezionalità in materia. Come giustamente rilevato dagli interroganti, l'applicazione di tali previsioni può comportare, nel rispetto del meccanismo delineato dalle norme, che l'applicazione del parametro perequativo innalzi l'importo della pensione in pagamento al di sopra del limite del reddito per il diritto alla prestazione di invalidità civile, facendo venir meno la condizione legittimante della prestazione. Alla prestazione, facendo presente per il rinnovo del coefficiente di perequazione per il 2022 è pari all'1,7 a fronte di un rinnovo del coefficiente nel limite di reddito pari allo 0,40. Alla luce di quanto esposto, considerata l'importanza del tema, il Ministero del Lavoro assicura la propria disponibilità di individuare e sostenere gli interventi più opportuni anche di carattere strutturale, volti a garantire trattamenti adeguati, dignitosi e rispondenti al principio della sostenibilità sociale, presupposto tanto più necessario quanto più si consideri che il trattamento di invalidità è riconosciuto proprio in ragione di una condizione di incapacità lavorativa. Per quanto riguarda l'intervento auspicato dagli onorevoli interroganti di sterilizzazione degli effetti perversi della perequazione, assicuro che essa sarà oggetto di una valutazione di fattibilità in raccordo con il Dicastero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto del quadro normativo vigente e delle risorse finanziarie disponibili. Nella piena condivisione della necessità per il complesso dei trattamenti invalidità possa rispondere adeguatamente alle esigenze di soggetti particolarmente svantaggiati, il Ministero del Lavoro è inoltre favorevole a sostenere un intervento normativo di più ampia portata. Nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è stato previsto un disegno di legge rivolto all'adeguamento delle pensioni di invalidità, che potrà essere la sede più opportuna per una revisione della materia e un rafforzamento dell'istituto. Prego, onorevole Cantone. Sì, grazie sottosegretario. La ringrazio perché lei ha capito che il problema non è tecnico ma di giustizia sociale e proprio per questa ragione lei si impegna a trovare una soluzione coinvolgendo anche le associazioni degli invalidi, direi anche le organizzazioni sindacali, visto che sono parti sociali importanti anche nella determinazione del riallineamento delle pensioni, perché questo è stato oggetto di trattativa lunga. Probabilmente non si sono resi conto tutte le parti sociali, il governo, e le varie associazioni, che se il tetto non è flessibile ma rimane così è del tutto evidente che di fronte alla perequazione può saltare il banco. Ora, siccome appunto il problema non è tecnico ma è di giustizia sociale, io capisco che bisogna sentire il MEF per vedere se ci sono le condizioni, capisco la risposta del governo, ma purtroppo un'invalidità civile, come lei sa, non voglio disturbare più di tanto quello che lei capisce quanto me o meglio di me,
è che non cambia l'invalidità civile di chi ce l'ha totale. Un cieco rimane cieco e di quei 290 euro ne ha bisogno. Quindi se si può lavorare sul tetto aumentandolo, oppure, come dire, dividendo il problema, cioè un conto all'assegno, un conto alla perequazione sulla pensione. Ma una soluzione va trovata, perché andare a dire a uno che è sordomuto, tanto non sente, no? È sordomuto, o uno che è cieco, uno che non riesce più a camminare o ha una SLA, lei capisce che andargli a dire che 290 euro non ce l'ha più perché c'è una perequazione dell'1,6 è veramente, per chi fa questo lavoro in Parlamento, io lo trovo umiliante addirittura parlarne. Quindi mi rivolgo alla sua sensibilità che lei ha dimostrato nella risposta per chiederle di dire al ministro, comunque provate a ragionare magari insieme a lì per trovare una soluzione, come lei ha detto che cercherà di farlo, però bisogna farlo in fretta, perché tenendo conto, come lei sa, della burocrazia, non vorrei che magari l'Inps impiegasse 6 mesi a fare una circolare, altri 3 a prepararla, questi fanno prima, insomma. No, questa è una cosa urgente, vediamo di poter dare una mano. Grazie. Grazie onorevole Cantone. Passiamo adesso all'ultima interrogazione, la 508032 a prima firma Giacone, e la illustra il collega Paolin. Prego. Grazie Presidente, Sottosegretaria. L'interrogazione cita 2 casi, quelli della fine dello scorso anno, delle truffe sul reddito di cittadinanza, dei tanti casi delle truffe. Quella in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, con la denuncia di ben 4.839 soggetti percettori non aventi diritto, per un totale di 20 milioni di euro a spanne. Altra truffa, quella coordinata dall'indagine della Guardia di Finanza di Cremona, coordinata dalla Procura di Milano, con 16 arresti e 9.000 denunce di cittadini rumeni. E anche qui circa a spanne 20 milioni di truffa. Ecco, questi episodi confermano che uno dei punti deboli di questo sussidio, sia reddito di cittadinanza che reddito d'emergenza, è la dichiarazione sostitutiva unica. Ecco, nella mia interrogazione cito anche un ordine al giorno approvato al governo nella legge di bilancio, dove si impegnava a valutare l'opportunità di far allegare alle domande i certificati di lo stato famiglia e il certificato di residenza, che sono scaricabili online. Ecco, volevo capire a che punto siamo con questa banale misura che potrebbe evitare tante truffe. Grazie onorevole Paolin, prego sottosegretario. Grazie. Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo un'importante questione relativa ai requisiti di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza. Nello specifico si chiede di sostituire le dichiarazioni sostitutive per la richiesta del reddito di cittadinanza con i certificati anagrafici di residenza. In via preliminare giova evidenziare che il nucleo familiare rilevante ai fini dell'indicatore non sempre coincide con quello accertabile dei certificati anagrafici di riferimento, atteso che la disciplina ISEE e quella anagrafica presentano presupposto e finalità distinte. A riguardo si specifica che, ai sensi dell'articolo 3,1 del DPCM 159/2013, cosiddetto regolamento ISEE, il nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata è costituito in via generale dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, salvo eccezioni previste dalla normativa vigente in materia. Per quanto sopra, la previsione suggerita dagli interroganti, atta a sostituire l'autocertificazione dello stato di famiglia con i certificati anagrafici dello stato di famiglia di residenza, reperibili agevolmente attraverso l'anagrafe nazionale della popolazione residente, non appare totalmente risolutiva, posto che le deroghe al criterio anagrafico previsto dal DPCM 159/2013, in combinato disposto col DL 4/2019, convertito in legge 26/2019, ammettono l'autocertificazione in DSU di nuclei familiari la cui composizione potrebbe risultare legittimamente difforme per espressa previsione normativa rispetto a quella accertabile tramite i registri dell'anagrafe. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli, la legge di bilancio 2022 ha anticipato la verifica dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno al momento della presentazione della domanda.
Tale esigenza di anticipare la verifica dei requisiti anagrafici sin dal momento della domanda ha indotto l'INPS, su impulso del Ministero del Lavoro, a incrementare i controlli ex ante. La scelta comporta la sospensione dell'istruttoria delle pratiche e il blocco dei pagamenti del beneficio e prevede l'invio alle sedi di liste di posizioni per le quali il possesso dei requisiti risulta dubbio a seguito dei controlli automatizzati delle banche dati a disposizione dell'Istituto. L'esito negativo dei controlli comunicato dai comuni determina la reiezione della domanda a cura dell'operatore di sede, qualora non pervenga riscontro nei 30 giorni. In presenza di riscontro positivo da parte dei comuni si procede all'istruttore per la verifica di tutti gli altri requisiti. Tuttavia, per le pratiche a rischio per le quali i comuni non abbiano fornito alcun riscontro, si procede alla segnalazione con apposito alert per richiamare l'attenzione in merito alla necessità di controllare, sia pure ex post, tale posizione in via prioritaria. Il meccanismo di verifica è comunque molto molto complesso e certamente la piena operatività dell'anagrafe nazionale consentirà di semplificare e agevolare l'attività di controllo dei comuni. L'azione di governo va proprio in questa direzione, potenziare il sistema dei controlli preventivi massivi attraverso l'incrocio tra diverse banche dati delle pubbliche amministrazioni detentrici degli stessi. L'esigenza prospettata dagli onorevoli interroganti è certamente una sua ragionevolezza, in quanto finalizzata a razionalizzare il sistema e l'efficacia dell'attività di verifica. A questo fine, infatti, coerentemente anche con l'obiettivo sotteso all'atto di indirizzo accolto dal Governo e segnalato dagli onorevoli interroganti, è già attiva una collaborazione con INPS e l'Agenzia delle Entrate, atta a definire ulteriori strumenti funzionali alla semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato, all'interno del quale sarà posto all'attenzione, tra l'altro, anche il tema del rafforzamento dei controlli di riferimento. È stato attivato inoltre anche un tavolo con il Ministero dell'Interno, l'ANCI e l'INPS, atto a potenziare i controlli anagrafici ai fini del reddito di cittadinanza, con particolare attenzione, tra l'altro, alla verifica della composizione del nucleo familiare di riferimento. Tanto rappresentato, in relazione a quanto prospettato dall'interrogante, si ritiene in ogni caso necessario un maggior approfondimento atto a valutare, tra l'altro, anche l'impatto di tale previsione di materia di protezione dei dati personali, posto che i centri di assistenza fiscale sono enti privati. Concludo sottolineando che il Ministero del Lavoro sta proseguendo in raccordo con la collaborazione delle altre amministrazioni competenti nell'attività di razionalizzazione del sistema dei controlli, congiuntamente all'attività di semplificazione amministrativa, delle procedure che risultano strategiche per il contrasto dei comportamenti scorretti e degli abusi in materia di accesso al beneficio del reddito e di cittadinanza. Prego, onorevole Paolin. Sì, grazie. Mi posso definire parzialmente soddisfatto, visto che mi segnala che la misura, la richiesta del certificato risolverebbe in parte parecchie truffe. Ecco, io vi chiedo di agire, non invocare la privacy in questo caso, perché i problemi di privacy su queste tematiche spero vengano meno. Vi chiedo di fare in fretta perché le truffe sono ogni giorno sui giornali e il cittadino non ha più fiducia su queste azioni e scambia il reddito di cittadinanza come un sussidio inutile e dannoso anche per il lavoro. Grazie. Grazie a lei, onorevole Paolino. Ringrazio la sottosegretaria Cotto e dichiaro concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Grazie.